L'articolo 11 si occupa della pace e della guerra, naturalmente, e afferma con delle parole molto chiare che l'Italia ripudia la guerra. Tenete conto che tradizionalmente la guerra è sempre stata considerata nei secoli una potestà indiscutibile degli stati, fare pace e guerra. Lo Stato sovrano poteva regolare i propri rapporti con gli altri Stati o stabilendo degli accordi, dei trattati internazionali, o quando ciò non era possibile, facendo la guerra. Ecco, l'Italia dice che questo non è più possibile. La pace è il valore assoluto. Ritorniamo per un istante all'epoca in cui la Costituzione è stata fatta. In quegli anni, 46-47, si era appena usciti dalla più terribile delle guerre, la Seconda Guerra Mondiale. Solo in Europa 60 milioni di morti, senza considerare poi i feriti che ritornavano alle loro famiglie. Non solo la guerra tra gli stati, ma l'Italia veniva da un periodo di guerra intestina, di guerra fratricida, il periodo della lotta per la liberazione del nostro paese dal fascismo e dal nazismo, no? Dopo il 1943, dal 43 al 45, il periodo cosiddetto della resistenza, ha visto italiani armati contro altri italiani, una lacerazione profondissima che forse non abbiamo nemmeno assorbito totalmente fino ad oggi, una grande frattura, una guerra civile. La guerra civile è la guerra che si fa tra appartenenti alla medesima comunità, la medesima comunità nazionale, e di tutte le guerre la guerra civile è la più crudele di quelle che si conoscono. Allora, quando l'Assemblea Costituente si è riunita per scrivere la Costituzione, aveva alle spalle, aveva il ricordo, magari addirittura aveva l'esperienza diretta, personale, di che cosa era stata la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, e la guerra civile che era appena conclusa. Se noi pensiamo che l'Assemblea Costituente era formata da partiti lontanissimi tra di loro, c'era il Partito Comunista, c'era il Partito Liberale, c'era la Democrazia Cristiana, c'era anche un piccolo raggruppamento che si richiamava all'ideologia del fascismo, ma diciamo che non ha svolto un ruolo rilevante nell'Assemblea Costituente. Ma il mondo era diviso in due, la cosiddetta cortina di ferro. C'era il mondo comunista, egemonizzato dall'Unione Sovietica, e il mondo occidentale, egemonizzato dall'America, l'Occidente, come usiamo dire. Pensate quale frattura radicale dominava i lavori dell'Assemblea Costituente. E che l'Assemblea Costituente sia riuscita a scrivere un testo come quello della Costituzione, approvato praticamente all'unanimità, salva quella frangia di nostalgici del fascismo che, come dicevo, non hanno avuto un ruolo rilevante. Il fatto che sia stata approvata la Costituzione e con quella maggioranza così ampia è stato definito, questo fatto, un miracolo costituente. In cosa è consistita la forza unitaria che ha portato a questo risultato? Il terrore di dover riprendere le armi, non più o non necessariamente a livello internazionale, ma all'interno. Pensate che all'epoca della liberazione, 25 aprile del 1945, in Italia esistevano armi diffuse dappertutto e c'era il rischio che si riprendessero i combattimenti tra italiani. Il miracolo costituente si è realizzato in base a questa molla che univa tutti, cioè mai più la guerra. L'articolo 11 rispecchia questo sentimento.
L'Italia ripudia la guerra, ma attenzione, non esprime una posizione pacifista alla Gandhi, no? Mai la guerra. È precisa, la guerra che è ripudiata, che è esclusa, è la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli o come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Dunque, la guerra difensiva non è esclusa dalla Costituzione. E difatti noi abbiamo un esercito che però non deve essere utilizzato per operazioni di aggressione, ma semplicemente per operazioni difensive. Con questo non si risolve la grande questione delle cosiddette guerre umanitarie. Che fare quando in altri paesi si violano i diritti umani fondamentali? Può l'Italia utilizzare lo strumento militare per proteggere questi diritti offesi? Per esempio, una delle grandi discussioni in sede storiografica riguarda l'atteggiamento delle nazioni antinaziste nei confronti dello sterminio degli ebrei. E molti si sono chiesti perché non si sono bombardati, per esempio, le linee ferroviarie che venivano utilizzate per trasportare gli ebrei, i rom, gli omosessuali, i dissidenti politici ad Auschwitz e in altri luoghi di sterminio. Perché non lo si è fatto? Forse una responsabilità morale i paesi liberi, diciamo così, ce l'hanno nel non aver utilizzato la loro forza per proteggere queste popolazioni oggetto di tanta crudeltà da parte dei regimi politici del loro paese. Ecco, però la questione rimane aperta. L'Italia, con questo articolo 11, può intervenire in operazioni militari di natura umanitaria, cosa che ha fatto, per esempio, negli anni scorsi nella ex Jugoslavia, oppure con le missioni militari in giro per il mondo, Afghanistan, Kosovo, eccetera, eccetera. Punto interrogativo che ci riguarda, ci tocca anche eticamente. Per promuovere la pace, l'articolo 11 dice una cosa molto importante, cioè che l'Italia è disposta a limitare la propria sovranità, cioè a ridurre i propri poteri interni come soggetto che non riconosce altri poteri sopra di sé, per la costruzione di istituzioni sovranazionali che assicurino la pace e la giustizia tra le nazioni. Quindi l'Italia, secondo questo articolo 11, non è più un paese pienamente sovrano, o meglio, è un paese che può ridurre, limitare la propria sovranità in vista della pace e della giustizia fra le nazioni. E questo è ciò che ha fatto aderendo all'Organizzazione delle Nazioni Unite e alla grande organizzazione dell'Unione Europea, che è ancora in corso di costruzione. Aggiunge l'articolo 11 che questa possibilità però presuppone una condizione di parità con gli altri stati, per cui se nell'Unione Europea, ad esempio, si manifesta un dominio di uno stato, di più stati sugli altri, beh, l'articolo 11 questo non lo ammette. Uguaglianza nei rapporti con gli altri stati e finalità definita, cioè libertà, pace e giustizia fra le nazioni.